sedermi. Ma sui presupposti per questa rimonta che si è coronata qui signori alla fine. Hai detto bene, nella prima parte abbiamo sofferto un po', e se non siamo riusciti a stare alti come volevamo, come l'avevamo preparata, è un po' per merito della Fiorentina questo. Abbiamo provato anche nella seconda parte del primo tempo a mettere Castro da centrocampista aggiunto invece da attaccante esterno, ma anche lì non siamo riusciti. Poi nella seconda parte ho deciso di giocarmi la partita, di giocarmela come siamo più abituati, e questo ci ha fatto rischiare un po', però ci ha fatto anche fare gol, e magari nel momento in cui la Fiorentina è rimasta in 10 sfruttare questa superiorità numerica e provare a vincere. Questo ci è stato da soffrire, perché la Fiorentina ha dimostrato di essere una grande squadra, di essere organizzata, e ci ha anche messo in difficoltà a lunghi tratti, però insomma il fatto di resistere, il fatto di non perderci in queste difficoltà, anzi trovare le soluzioni giuste per poter sopperire a questo e ribaltare un risultato così è un grande merito. Ma come rappresentare il tramonto definitivo della difesa al 3 questa partita? Perché ancora una volta questa squadra ha dimostrato che a 4 riesce ad ottenere risultati sicuramente. Ma ci sono state delle volte che noi mettendoci a 3 invece abbiamo ribaltato le partite. Credo che questo faccia parte un po' dei momenti, delle situazioni, e non è a 3, a 4, e purtroppo le partite vanno viste non in funzione solo in funzione dei modi, ma in funzione di quello che riesce a fare, di quello che riesce a sviluppare. Oggi non riuscivamo a sviluppare quello che avevamo preparato, e un po' perché la Fiorentina ha un gran possesso, ci ha fatto correre molto a vuoto, e poi magari rischiando qualcosina in più, però siamo riusciti invece a essere più incisivi noi, e questo ha dato sicuramente dei buoni risultati. Ecco, mister, quando ha deciso appunto di schierare una difesa a 3, cioè di fare un modulo speculare a quello della Fiorentina? Ma l'ho deciso stamattina, ieri sera stamattina, perché... No, a parte. Ha dormito poco. Molto poco. Si può sapere perché ha dormito poco? No. Vabbè, c'era da prendere delle decisioni, l'ho preso. Una di queste decisioni, però, è stata l'esclusione di Marquez. Cosa è successo? Ma credo che abbia già spiegato il direttore. Era stato chiesto di giocare in un ruolo un po' diverso dal suo, e non se l'è sentita, per cui ho cambiato le mie idee. Nello specifico poteva essere candidato a giocare nei tre difensori, cioè questa era la... No, perché questo andrebbe a andare su disquisizioni tecniche su altri giocatori, non è giusto, però insomma, credo che questo... Ma senza nessun problema, non se l'ha sentita, però ho fatto la scelta diversa. E invece Almirón va bene, escluso le convocazioni perché ancora non al meglio. Parte o resta? No. Adesso sono qua per parlare della Fiorentina, perché abbiamo vinto una grande partita contro la Fiorentina. Una partita molto difficile. E la società è già stata chiara, che rispondo ancora di queste cose. Lasciamo stare. Almirón è un giocatore del Catania a tutti gli effetti, non vediamo l'ora che rientri anche lui come gli altri, e basta. Cioè, stiamo qua, veniamo da una vittoria così bella, così che ci porta in una posizione di classifica, parliamo di un giocatore che oggi mancava anche, su, forza. Invece le chiedo di Castro e dell'azione soprattutto del secondo gol, perché a Napoli dimostrazione ulteriore che questa squadra corre ed ha una preparazione atletica, come dire, impressionante. No, ma io al di là di Roberto, che veramente va elogiato, ma tu, come tutto lo staff, perché credo che tutti quanti stanno. Io credo che il frutto di questi risultati sia frutto sicuramente dei giocatori che vanno in campo, di tutto lo staff, lasciando stare l'allenatore in questo caso, ma di tutto lo staff che ogni giorno lavora con grande professionalità. Roberto, in questo caso, De Bellis, responsabile della preparazione fisica, sta dando un grande contributo come tutti gli altri. Credo che questo lo si veda in campo, però lo si vede anche in funzione di.
della disponibilità dei giocatori, sia nel lavoro e che poi in campo, nel momento in cui c'è da fare grandi corsi, c'è da soffrire. Mister, 35 punti e c'è finalmente grande consapevolezza della propria forza oggi contro una grande squadra. Adesso è arrivato il momento di pensare all'altro, se non alla certezza. Ma noi ci siamo quasi imposti, no? Di arrivare a 40 per poi dire vabbè, proviamo a divertirci, proviamo a fare cose. Ovvio che adesso siamo molto vicini e soprattutto il distacco da dietro è grande e questo ce ne accorgiamo, non vogliamo fare gli struzzi, mettere la testa sotto terra, ma sappiamo che vogliamo arrivarci e dopo divertirci. Io mi auguro che tra due partite adesso cominciamo a divertirci, non che fino adesso non ci siamo divertiti, anzi continuiamo a divertirci pur soffrendo, perché anche oggi c'è stato da soffrire, ma c'è stato poi da gioire tutti insieme, e vedere uno stadio che sia stato in piedi insieme a noi a festeggiare questo gol e portare a casa un risultato e una classifica incredibile, straordinaria, molto straordinaria, per cui credo che sia questa la gioia più grande. Visto che il 2013 è coinciso con un nuovo corso Barrientos, nelle partite giocate nelle ultime settimane è sembrato un altro giocatore, è soltanto una questione di condizione fisica? Ma sicuramente lui è migliorato molto, perché nella prima parte è stato penalizzato anche da qualche infortunio che l'ha un po' condizionato, poi qualche episodio un po' sfortunato l'ha condizionato da sotto tutti i punti di vista, però credo che l'abbia... Il fatto di aver lavorato con intensità, con serietà, con continuità soprattutto, adesso lo stia ripagando molto. Questa è la necessità di cambiare nel secondo tempo dovuta anche alla presenza di Quadrato, che probabilmente mette in difficoltà Capuano sulla sinistra. Poi le chiedo, giustamente, come ha fatto notare lei, degli assenti se ne parla sempre, vogliamo spendere una nota di merito per coloro i quali sono scesi in campo? Assolutamente. È una cosa che faccio sempre volentieri, perché credo che la forza di una squadra stia proprio nei giocatori che magari scendono poco e quando c'è da contare su di loro rispondono presente. Questa squadra qua offre ampie garanzie sotto il punto di vista e una bella varietà di ragazzi che meritano questi elogi. L'ho fatto molte volte qua con voi facendo nomi e cognomi, e credo che siano veramente tanti quelli che danno questo grande contributo. Per quanto riguarda Quadrado, sicuramente era il giocatore che poteva metterci più in difficoltà. Ciro anche era stato già ammonito, e lasciare un giocatore ammonito con un giocatore di quel calibro poteva essere pericoloso. Allora ho pensato di spostare Alvarez dalla parte sinistra. Oggi il Catania si può dire fa notizie, perché ha battuto la Fiorentina, che aveva più punti nel Catania. Allora io faccio un ragionamento: si è detto in passato che al Catania mancava qualche punto verso qua e là, l'essere riusciti a battere una promozione di punti ne ha di più, è forse la testimonianza che quei punti che mancano il Catania li meritava davvero? Io credo proprio di sì, diciamo che nelle ultime tre settimane due volte è successo questo, perché abbiamo giocato anche con la Roma che ci stava davanti e siamo riusciti a batterla, adesso siamo riusciti a farlo con la Fiorentina, e comunque io credo che il Catania fino ad oggi fosse le volte che il risultato non era mai proprio giusto, ha sempre recriminato lui. E credo che questo oggi siamo andati anche a riprenderci qualche punto che era giusto che avessimo. L'ultima. Oggi in prima squadra c'era anche un ragazzo della Primavera aggregato, Pecco, ci si è parlato tanto della Primavera, che sta facendo parecchio bene sul primo campionato, e il direttore Gasparini auspica che presto arrivi. Io mi auguro, al di là di Pegatris, ma anche di altri giocatori, sto seguendo molto da vicino quello che stanno facendo, e mi auguro che prima o poi trovino spazio in tanti in prima squadra. Grazie. Prego? Adesso appena finisco di parlare di questa partita sicuramente lo farò. Stavo pensando a una sostituta di Mazzarri.